Niente, niente, non si può fare niente adesso, porca puttana. Sono due partite che registro, questa è la terza, e una partita su Battlefield vi assicuro che non dura tanto, e ci ritroviamo sempre a stare con uno, due nemici, quindi questa me frega un cazzo. Come va? Va. No, la 3 che mi informa che ho superato la soglia extra dei giga, ma non me ne frega nulla, perché sto giocando a Battlefield, sto facendo un commentario. Comunque... Bella ragazzi, avrete capito che sono Godsfrax, a meno che non siate dei decelebrati o degli idioti più assoluti. Quindi sono Godsfrax, abbiamo 3 bandiere, ci sono altri 400 ticket prima della fine della partita. Però se continuiamo così con la squadra overpower, penso che si possa anche registrare come partita. Bello, scappa, corri, porco 2. Corri e curati. Caricazzi che ti spuntano dal nulla. Grazie. Corri, corri, corri. E porca puttana, G17 silenziata. Come mi hai ucciso con la pistola, mannaggia. Comunque sì, sto giocando su fanatico, sempre su fanatico, perché su non fanatico ci vogliono 28 colpi per uccidere una persona. Cioè 28, non sto scherzando. Cioè cose del genere. E vaffanculo, in poche parole vaffanculo. Continuano a spararmi, ma basta. Che voi forse non lo sentite, però sentite tipo un fischio quando ti sparano, no? Ecco, io sto ricevendo fischi su fischi. Ok. Qui dentro ci sarà qualche putrido maiale? Ok, forse si saranno messi anche qui sopra. No, lì c'è un alleato. Ottimo. Allora hanno Bravo adesso e stanno prendendo Charlie. Io direi di andare a buttarsi su Bravo. Vai così. Molto stealth proprio. Prendiamo Bravo. Tanto sono tutti dentro questo cazzo di coso di container, come cazzo si chiama. Attenzione. No. Non c'è nessuno. Benissimo. Ah, già stiamo prendendo Bravo, tra l'altro. Porca puttana. Un RPG a un millimetro mi è passato. Non so se avete notato. If you have noticed this. Porca puttana. Ok. Schiappa. Corri, Forest. Io vorrei prendere tipo qualche mezzo, però dovrei andare allo schieramento, non mi va. Dov'è? È qui. È scomparso. Coglione. Porca puttana. Tu sei coglione, oh, camper coglione. Come sta, come si era messo, cioè ha fatto questa mossa, ma che cos'è? Che beoti, cretini. Adesso rimaniamo un attimo qui perché dobbiamo capire cosa vogliono prendere i nemici. Cosa prenderanno? Secondo voi si accettano scommesse? Prendono nulla? Vabbè. Non prendono nulla, quindi andiamo in mezzo ai container che là c'è il macello come al solito. Allora, adesso per arrivare ai container potrebbe essere un po' un macello, diciamo. Madonna, mi sta esplodendo il culo dietro. Corri. Che cos'è questa cosa? Ma è nemica. Boh. Ho sbagliato tasto, scusa zio. Poi sentivo che gli ha urlato quanto è cazzuto. È arrivato il pronto soccorso. Mi stanno sparando da milioni di parti. Cazzo. Quello è il nemico, mi sa, eh. Dove è andato quel coso? Quel gommone di... Porca puttana, dove mi ha preso? Il GNG. GNG col B. Vabbè, quello sta camperato tipo su una di quelle cazzo di navi di merda dall'altra parte del mondo.
Sì, schieramento. Eh sì, perché noi ci abbiamo dall'altra parte, quindi stanno tutti. Quindi si potrebbe anche pensare di fare una cosa del genere, eh. Non tanto per, ma tipo arargli il culo in questo modo, tipo, guardate, eh. Adesso vi faccio vedere come ci si diverte. Allora. E dove siete? Where are you camping? Siete tutti là, state. Bene, ora mi sono messo il cecchino e non so usarlo. Ok, allora, porca puttana. Andiamo qui. Ci mettiamo sul containers. Perché c'è poi sto sole di merda? Guarda, non vedete nulla. Dove sono? Ah, aspetta, non ho visto uno. Ne avevo. Eccolo. No, queste sono le lucette di segnalazione del cazzo. Vaffanculo. Stanno prendendo bravo. Non è impossibile. Non è impossibile. Attenzione! Ghostfrax inizia a parlare. Oh mio Dio. Mamma mia. Le doppie. Con l'arma dei Quickie, scappa. Porca mignotta. Dove siete? Abbiamo la bandiera, apriamola, apriamola. Corri! Salgo da te, zio! Perché non mi fa salire? Non sei nemico. Perché non mi fa salire? Ok, lì c'è un nemico. Fermati. Bella, complimenti, mi sei fermato. Sei un genio. Sei il capo squadra. E avevate anche dei dubbi a riguardo? Ma voglio vedere. Ti levi dal cazzo, caro armato. Ma che fai? Ma lo fai apposta. Guarda, se riesci a fare un cazzo. Perché non piazzi il bivo de coglione? Allora, era qui sopra. Ok, eccolo lì, guardalo, guardalo. Che l'ha ucciso, non ci credo. Dai, com'è possibile? Hitmarker. Sul veterano Hitmarker ho preso, ragazzi. Cioè, boh. No, non lo so. Dov'è adesso? Sta sempre lì. Non vi preoccupate. Questo era impossibile. Non era un hitmarker. Guardate che headshot. Oh, finalmente. E non neanche headshot. Ma dai. Volevo sapere quanti metri erano. È morto, Ciccio. Basta sparare. Ok. Dove si è? Quanto è bello uccidere quelli da lontano col cecchino su sto gioco. Ecco, vedi, quello mi ha preso. Però non riesco a capire dove cazzo sta, perché non si vede. Allora, adesso ci mettiamo, ci lasciamo il cecchino e facciamo la tattica eversiva, spunando su... Che? Charlie, no, Alfa. Spuniamo su Alfa. Ci mettiamo... Dove dico io adesso? Non vi preoccupate. Lo so che c'è il veicolo stile, ma noi siamo più ostili del veicolo stile. Allora, ecco qua. Eccoci qua, ho detto. Appoggia il bipode, idiota. Mannaggia. Ma adesso, scusami, ma dove cazzo sta quella? Ah, eccola. Non si vede nulla, non si... Ma oh, Madonna santa, ma mi dai il tempo di mirarti, di spararti, di farti col mirino laser per farsi cioccare. Comunque è figo perché adesso ci mettiamo a fare gli headshot tipo dal mondo. Qua, andiamo su Charlie. Che si vedrà, secondo me. Si può vedere su Charlie? No, manco per cazzo. Muoviti, idiota, muoviti, 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 muoviti. Sì, si vede, attenzione. Prendiamo un mezzo al volo. Quanto sei lento, mezzo al volo. E ci mettiamo qua. Eh? Sali, porca puttana. Io non, vabbè, non me funziona.
Ok. Quello è il cecchino? No. Dov'è? Io una volta mi ero messo là sopra, mi ricordo. Ed è stato fantastico, me li uccidevo tutti. Adesso non c'è più nessuno. Oh cazzo, no, mi è passato un colpo vicino. Ma dove mi stanno sparando però? Poi perché non si vede nulla? Che cosa di merda. Dai. Mannaggia, oh. Ora se mi tocca rushare nei gameplay, cioè, ma che cose sono? No, vabbè, da dietro. Mannaggia, guarda. Vorrei ammazzati botte io. Non so se è possibile. Ballistico per 8, lui si mette da dietro. E ora mi metto la mia classe preferita, il geniere con lo scaracca, con il red dot, chili peppers, e ti apro i culi. Allora, eri dietro. Vabbè, ma non voglio andare a prendere te. Io voglio uccidere il mondo. Però mi sa che comunque rimangono, cioè continuano a rimanere lì sopra. È qualcosa di molto fastidioso. Questi hanno vinto. Guarda, oh, ci stanno ancora là, incredibile. Cioè non ce ne sta uno giù. Che schifo, madonna santa. Vabbè, lo faccio pure io, ragazzi. Faccio la loro idea e vado a molestare la gente a caso. Andiamo, va. Vaffanculo, se vi spacco i culi adesso, voglio vedere. Non ho mai usato un mezzo, io ve lo dico, eh. Mai usato, a parte quello che avete visto per trasportarmi sul ponte. Di conseguenza, ho scelto schieramento. Dammi i mezzi, dove sono? Non ci sono, eccoli qua. Dunque, uno, due. Però questi si guidano solo. Io voglio anche qualcosa per sparare. Cioè, ovviamente sparano anche quelli, però serve un alleato che ti spara. E non ci sono i cosi qua. Dove si prendono gli elicotteri, gli aerei, le cose? Qua dentro che cosa c'è? Nulla, vabbè. Niente, non si possono prendere gli elicotteri su sto coso. Cioè, non mi pare un po' strano, sinceramente. Forse non sono spawnati, boh. Non ho la più pallida idea. Dai, muoviti. No, non ci sono proprio. Dove cazzo stanno? Vorrei che me lo spiegasse. Vabbè, andiamo con sto coso, dai. Turututu. Dove sto andando? Oddio. Ma che cos'è? Sfortuna, sicuro, guarda. Cioè, sfortuna. Ma che cazzo. Solo Godsfrax può fare una cosa del genere. Può farvi un gameplay noiosissimo da 5-7, cioè. Solo Godsfrax. Segnalatore rientro dove? No, andiamo a schieramento. E ripiamo un cazzo di mezzo. Vabbè, ok, ci sono solo sti due. Va. Vabbè, ora non dovrebbe più capitare la sfortuna là, in teoria. Però comunque cambiamo strada. Andiamo. Alla riscossa. Caputtana. Aspetta, perché qua se non mi sbaglio bisogna scendere qui sotto. Sì. Andare qui. E poi andare a sparare ai culi. Ma io posso entrare su questo? No. Sono già in due, evidentemente. Però posso... Aspetta, perché ho detto una cazzata che non posso spararci io. E voi non mi avete detto niente. Mamma mia, che gentaccia siete. Stiamo scendendo? Sì, lo so, ma che stai scendendo. Te ne sarai accorta che sto facendo un commentary, perché lo dici? Ok, così si cambiava posizione. Ma a me non mi fregate. Hai capito, sì? Sono geniere. Dunque quella era una breve incursione di mia madre. Beh, risparami tanto. Vabbè, allora ci fai. Oh no, scusate, con questo. Risparami un altro razzo, no? Ta regge. Ti serve una riparatina?
No, tutto a posto, eh. E vabbè, mo come cazzo, ma mannaggia la puttana. Non mi va più di giocare. Cioè, ve lo dico, sono proprio stanco, non mi va più di giocare. Però mancano 80 tickets e poi quelli non hanno deciso di continuare a non rinascere. Quindi prendiamo il cecchino e li dobbiamo per forza aprire da dove stiamo messi. Perché la gente che non sa giocare rosica, e rosica bestia, rosica. Capito, sì. Vai. Ti spacco i culi. Allora, dicevamo, dove siete? Cari carini, cari carotti. Vi spacco i culi, vi spacco quelli che ci avete già rotti. Grazie per l'elicottero. Intanto sono tutti qua, stanno sul coso, dai. Sbucate. Niente. Non ci sono più. I trick shot per Godsfrax. Allora, procedere con cautela. Un veicolo nemico è stato avvistato. Eccolo. Oh, ma che cos'era? Un headshot, quanto mi dispiace. Oh oh oh. È lì sopra, ma dove? Guardalo che maiale. Guardalo, guardalo che schifoso. Lo devo prendere. È mio? Preso? Mamma mia. Mamma mia, Godsfrax. Attenzione. Il miglior cecchino della storia di Call of Duty. Ah, ma aspetta, perché sento puzza di uno spawn incombente sempre qui. Allora, dicevamo che sei sempre lì sopra. Oh, vedo il segnalatore di rientro. Picci popù. Eccolo, guarda, guarda. Cioè, si vede tipo a malapena, ma io vi assicuro che c'è. Eccolo, preso. Ma dai, t'ho preso, porca puttana, devi morire. Oh, ti ho preso. Dove ti sei nascosto? Eccoti, eccoti. Maiale. Ops, mamma mia, quanto è forte il vostro Godsfrax. Attenzione. Oh, 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 intanto qui cosa vedo? Ah no, quello non posso sparargli a quel coso. Vabbè, ritorniamo al nostro obiettivo. Allora, qui intanto quello lì, vedete come potete ben notare, è rinato, vero? Sì? Sì che è rinato. È come rinato zero, è rinato. Dai, Hitmarker, non ci credo. Ok, si è spostato. Tante volte il bucio di culo. Vabbè, comunque, raga, cioè, con questo finale epico è andata più che bene. Cioè, il video vale per questo finale, secondo me. Cioè, ho fatto 2600 punti, di cui 1000 e passa, penso, negli ultimi 30 secondi di video. Comunque, vabbè, era solamente per dirvi che non raggiungerò mai il livello 18. E quindi, niente. Da Godsfrax è tutto, ragazzuoli. Mi raccomando, lasciate un like, che vedo che Battlefield vi sta piacendo. E quindi niente, bella.